Buonasera. Buonasera. Ho recuperato Mammarella allo stato generale della squadra, com'è? No, stiamo abbastanza bene, abbiamo avuto qualche problemino con Amenta e Trost che non hanno avuto anche loro l'attacco influenzale, quindi non si sono allenati né ieri né oggi. Vediamo, insomma, dai, vengono solo in ritiro, poi vediamo domani com'è. Sull'avversario, l'avversario è particolarmente difficile, complicato, soprattutto per la tenuta difensiva. Sì, no, è una squadra solida, una squadra forte, è una squadra che ha investito tanto, insomma, giocatori esperti, pericolosi, sia in avanti che a centro campo, insomma, è una partita difficile, lo sappiamo, ma non esistono in questo campionato partite che possano sembrare facili, quindi è chiaro che siamo in casa nostra e cercheremo di mettere in difficoltà anche la Latina. Mister, il fortuno di Ferrario condiziona le sue scelte in merito a un'eventuale riproposizione del 3-5-2 contro il Latina? L'infortunio di Ferrario è chiaro che, ripeto, noi ora in questo momento, andando via Scrosta, abbiamo un difensore in meno, questa è la realtà. Io avevo anche cercato così di arrivare alla possibilità di avere un giovane, perlomeno, no? Perché comunque il campionato è lungo e puoi andare in difficoltà. Però io non sono abituato a lamentarmi, anzi sono abituato a fare di necessità virtù. Qui c'è un gruppo di ragazzi che è disponibile, quando è disponibile puoi lavorare e trovare le soluzioni più idonee, come è successo sabato e come succederà magari anche in futuro. Ecco. Quindi domani ci possiamo comunque aspettare questo schema contro il Latina eventualmente? Ma vediamo, dipende molto da come stanno Lenker, chiaramente, e Amenta, perché comunque io conto di recuperarli, ecco, vediamo. Se no avrebbe un giovane che è Bay con Aquilanti al centro della difesa. Sì, Bay lo portiamo con noi, è un ragazzo interessante, però è un 96, ecco, quindi dobbiamo anche renderci conto che possiamo anche mandare allo sbaraglio il ragazzo, anche se il ragazzo è interessante, mi piace molto. Gli altri come stanno? Soprattutto... No, tutti bene, anche Comi ha avuto ieri un piccolo... non è un po' di salita la febbre, un po' di tonsillite, però insomma vedo in giro che è un po' da tutte le parti, quindi non è che noi siamo immuni da queste problematiche, no? E quindi ripeto, ci abbiamo lavorato bene con quelli che abbiamo e sicuramente c'è da dar battaglia per quelli che saranno disponibili. Mister, quale sarà l'arma più importante domani contro un Latina in ottima forma, in serie positiva da 5 partite e soprattutto prende, diciamo, pochissimi gol? Ma non ce n'è una specifica, è chiaro, una partita dove ci vuole attenzione principalmente, anche la gestione dei tempi di gara saranno fondamentali, ma noi purtroppo non siamo noi una squadra attendista, una squadra che può fare così dell'esperienza, noi dobbiamo fare il nostro calcio, che è un calcio comunque di vigore, di corsa, di determinazione, quindi anche domani affronteremo la gara così, perché proprio per le difficoltà che presenta questa gara dobbiamo alzare al massimo l'attenzione in ogni zona del campo. Sicuramente l'uomo più pericoloso della linea è Jonathan, se non prendo il pallino al momento. Sì, non dimentichiamoci che è arrivato anche Paolucci, un giocatore che ha già 5-6 reti, insomma noi l'abbiamo già visto in casa quando è venuto con il Siena, il giocatore ha fatto bene,
tanta Serie A, quindi ripeto, è un organico importante, no? hanno costruito velocemente un organico importante, spendendo, facendo investimenti, però ripeto, sul campo poi ci siamo anche noi, e noi vogliamo far bene, continuare a far punti. Mister, l'ottima prova di Blücher, come anche del resto della squadra, soprattutto Blücher, insomma, ovviamente ha avuto questa una grandissima prova, a suo avviso è stato determinato anche dallo schema, è stato favorito il giocatore, quindi gli inserimenti sicuramente, ma io credo che Marcel è un giovane che ha delle qualità importanti. Io l'ho un po' scoperto questo ragazzo, perché mi è arrivato a Siena in un provino quando io ero allenatore della Primavera del Siena, l'ho portato dentro, ho visto la crescita di questo ragazzo, poi si è anche un po' fermata, ha avuto qualche problemino, adesso mi sembra che sia in corsa, sta voglia di migliorarsi, è un carattere un po' particolare, però vedo che sta lavorando molto per migliorare, quindi credo che non dipenda dal sistema di gioco, ma più da una sua maturazione che credo sia iniziata, e spero che non si fermi, perché poi il rischio di questi ragazzi è proprio queste battute di arresto, no? Che non devono più esserci, perché se vuole fare calciatore importante non devono più esserci. Per quanto riguarda invece Mammarella, nel caso di un centrocampo a 5, la sua condizione permetterà comunque di coprire. Carlo è un giocatore che per noi è importante, lo sapete, perché lui tra l'altro può ricoprire bene entrambi, sia il ruolo di quinto che eventuale con i quattro. No? Quindi io quando ho letto questa situazione l'ho fatta, perché comunque la squadra ha nelle caratteristiche la possibilità di farlo questo, no? E come ho detto ai ragazzi, come vi ho già detto, non è altro che avere una soluzione in più, che secondo me è importante, perché è una risorsa, quindi valuteremo quando ci saranno le condizioni e le necessità per farlo. In caso di 4-3-3 vedremo un tridente di tutti gli attaccanti oppure no, visto che adesso... No, ma guarda, le scelte di... voi sapete, no? Perché noi abbiamo fatto il girone d'andata dove io non ho mai utilizzato in quel ruolo un centrocampista. Tra l'altro da qualche collega mi era stato anche un po' detto: ma mister, mai pensato a fare una cosa del genere? Io, se gli attaccanti stanno bene, non ci penso. Questa soluzione secondo me è stata, l'ho ritenuta idonea nel momento in cui magari Daniele ancora non ha i 90 minuti, magari Mame, non ci dimentichiamo, è stato fermo 2 mesi, cioè quando tutti stavano bene io lì avevo dei ricambi, e quindi siccome è un ruolo molto dispendioso è chiaro che magari l'assenza di Manuel, comunque a Daniele dobbiamo dare il tempo, no? per incidere sulla partita come ha fatto, è magari improbabile lo possa fare per 90 minuti, ma perché il ragazzo non ha mai giocato quest'anno, no? Quindi ecco, se ci sono queste necessità io le prendo in considerazione, ma altrimenti gioco un attaccante, perché sennò è inutile giocare 4-3-3. Mister, queste due partite interne consecutive, la spinta del pubblico quanto potrà dare una mano alla squadra, visto che parte della settimana è stata anche caratterizzata da un certo malumore di parte della tifoseria, si sono un po' spaccati no, questo euro. No, io non voglio schierarmi in questa cosa qua, però voglio solo intanto ringraziare il nostro pubblico, che il calore che c'è il sabato durante la gara e che poi si avverte anche in città,
per noi è importante perché fa piacere questo, quindi veramente incoraggio e esorto i nostri tifosi a così, magari in questo momento non lasciar fare tutte le polemiche e stare vicini ai ragazzi e alla squadra, perché abbiamo bisogno, per noi è importante, qui c'è un grande attaccamento ai colori, alla maglia da parte dei giocatori e all'interno di questo c'è anche l'attaccamento al nostro pubblico. Domani mancherà nella prima parte della partita sostegno dalla curva sud, che hanno deciso di scioperare 30 minuti per un provvedimento dove i fatti lanciano Cesena. È una notizia arrivata da poco fa, la decisione del gruppo della curva sud. Ripeto, non voglio entrare in questa... Spero che i 30 minuti diventino 3 minuti, ecco. Però questo è solo un mio augurio, un mio invito, però non voglio entrare in queste dinamiche, perché non mi competa. Va bene? Sì, grazie. Ciao, buonasera. Viste le caratteristiche dell'avversario, sicuramente una delle sorprese che però fa soprattutto della fase difensiva la propria forza, per il tuo ruolo come la ritieni? Una partita relativamente tranquilla o no? No, secondo me sarà una partita difficile in tutti i ruoli, perché loro fanno un calcio poco bello però molto pratico, perché lanciano sta palla su Jonatas e Paolucci, che sono molto bravi ad attaccare gli spazi dietro la nostra difesa. Tu come l'hai visto, non intendo di gioco con la difesa 3, vista dalla porta, insomma, la tua opinione sul cambiamento di modulo? Penso sia la stessa su tutti, primo tempo 3-0, quindi c'è poco da parlare, è stata un'intuizione del mister che ha portato frutti, visto che siamo andati a vincere una partita importante ad Avellino, quindi magari si rivedesse domani. Quindi condividi che l'arma più importante della team è Jonatas, 8 gol, un grande finalizzatore, no? Sì, Jonatas è un giocatore importante per il Latina, ma sappiamo che ci hanno Portafava, ci hanno altri giocatori importanti. E ora si sono rinforzati con Viviani, che è un giocatore molto tecnico, e quindi sono una squadra da temere e dobbiamo prenderla con le mani. Tornando al atteggiamento tattico, ti senti più sicuro e protetto con i tre o no? Ma diciamo uguale, perché pure a 4 ha portato i suoi frutti, cioè siamo stati una delle difese meno battute e quindi va bene tutto, due modi, finché non si perde va bene tutto. Questa partita per te è particolarmente significativa, perché a giugno forse ti ha dato il dispiacere più grosso, perché sei dovuto uscire prima per un rosso, poi hai dovuto lasciare la Serie B a Latina, quindi insomma... Ne parlavo oggi con mia moglie a casa, mi fa che brutta partita, però sarà una partita come le altre, anzi sarà, cercherò di fare meglio visto come è andato l'anno scorso. Poi con i 5 di centrocampo, almeno riguardando la partita, tiri da fuori te ne sono arrivati pochissimi. Sì, questo è vero, perché diciamo è stato un modulo un po' più attendista, che visto che abbiamo subito un po' di meno, però abbiamo subito tanto questi cross da lontano, queste palle buttate lì, però sapevamo che era il loro gioco, quindi eravamo preparati a quello. Ti sei visto il Napoli in televisione? Sì. Ho visto il Napoli, una brutta partita, però uno 0-0 importante vista del ritorno. Ho giocato l'Afra con un portiere giovane e tu sei di proprietà del Napoli. Conti di tornare un giorno a difendere quella porta? Sì, pensi che quel giorno possa essere un viaggio importante per il San Paolo? Quello sì, però so che l'Afra è un portiere molto forte, visto che mi sono allenato con lui. E sarà dura, però io ogni partita cerco di fare bene per sperare un giorno di arrivare là. Per quanto riguarda invece la partita di domani, quanto è importante sfruttare questo primo, diciamo, chiamiamolo match point per la salvezza, visto che parlate sempre di 50 punti, che a questo punto credo si stia abbassando un po' a quota salvezza, no? Però sempre ponendo a 50 punti l'obiettivo, potresti arrivare con due vittorie interne a 46. Sì, è una partita importante in tutti gli aspetti, quella di domani,
perché sappiamo che se dovesse andare bene, che se dovessimo fare 3 punti, facciamo un salto non solo in chiave salvezza, ma anche per sperare in alto. Però sappiamo che è una partita molto difficile e dovremo combattere tutti i 90 minuti. Poi un'ultima cosa su un nuovo arrivato, Branesco, un tuo compagno di squadra, se ci vuoi dare, insomma, tu lo vedi in allenamento, che tipo di giocatore è? No, un portiere bravo che è stato un po' sfortunato a Castellammare, visto però tutte le circostanze che c'erano lì, perché lì era un primo una piazza difficile, poi le cose non sono andate nel migliore dei modi. Però è un ragazzo umile che si è messo subito a lavorare senza parlare, quindi va bene così. Uno che ci darà una mano sicuramente, non che creerà problemi. No, a posto. Grazie.